edifici stessi. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Spagnolo. Consigliere Spagnolo, Maurizio, questa, sì, è bene precisare. Questa delibera credo che abbia l'aria solo ed esclusivamente di decisione quella di attrezzarsi con pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà del comune. Premesse lette da parte del sindaco, il PNL intergovernativo, ci sono stati fatti, la provincia credo che, non so se ve l'ha mandato, ve lo manderà, è stato fatto un accordo e mi risulta che state tra gli 82 comuni i quali avete aderito alla provincia per quanto riguarda l'aiuto da parte della provincia, che il 24 di settembre 2010 l'accordo è stato firmato dalla Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea e la provincia di Lecce, con il quale la Commissione Europea riconosce la provincia quale struttura di supporto per il territorio della provincia di Lecce, si impegna la provincia di Lecce a promuovere l'adesione al patto dei sindaci tra i comuni fornendo eccetera eccetera. Credo che inizialmente avete scritto quello di garantire una diminuzione di emissione di CO2 per giustificare quello che volete fare, perché la delibera può essere tranquillamente accettata e dire lo fanno i cittadini privati, quelli di mettere i pannelli fotovoltaici, o li mettono pagandosi loro l'impianto o li affittano a società che ne detengono la proprietà dell'impianto e distribuiscono secondo gli accordi, secondo i contratti che si fanno. Dunque non vedo nulla di strano su questo. È stata articolata male, giustificata come se stessimo facendo chissà quale atto, o solo che il Comune di Veglie stia facendo quello di ridurre. Noi non stiamo facendo nulla, noi da un anno che quella delibera abbiamo semplicemente chiesto alla provincia di aiutarci. La provincia, se non ve l'ha mandato, vi manderà, perché ve l'ho detto già l'altro consiglio comunale, che per l'aiuto vorrà per i comuni superiori a 10.000 abitanti qualcosa come 7.000-8.000 euro, ma questo non entro in questo particolare. La provincia di Lecce ha costituito una struttura tecnica, non so se avete contattato la struttura tecnica, avente come finalità il coordinamento dell'attività posta a base, nonché alla consulenza specifica propedeutica alla redazione del piano di azione di energia sostenibile, i famosi PAES. Questo non so se questo comune l'ha fatto, e comunque questa delibera non li cita, va bene? Dunque io ritengo che questa delibera serve solo e esclusivamente a dire dobbiamo fare un bando a chi ci offre di più per mettere i pannelli sui nostri edifici. È inutile girarci intorno e dire ridurremo, perché non sapete né a quanto state, non lo sappiamo, nessuno lo sa, non è che non lo sapete voi, non lo sa nessuno. Inoltre la provincia di Lecce, per facilitare il compito dei comuni, intende offrire a quelli che ne manifestino l'interesse, sottoscrivendo eventuali accordi, non so se l'avete fatto, so che siete andati in provincia per dire aiutateci, come gli 82 comuni, come è giusto che il sindaco ha fatto, si sono incontrati nella sala consigliare, avete firmato non so quale protocollo, però di tutto questo questa delibera non ne parla. Dunque io ritengo, e mi dispiace perché la pregiudiziale di Paladini e di tutti noi firmata, non era una delibera, una proposta per dire non vogliamo fare la... scusate... non vogliamo fare questa delibera, ma era semplicemente di cercare di capire che cosa si vuole fare, perché quello che parlava il consigliere Cutrino è l'efficientamento energetico negli edifici scolastici. Cioè voi dovete immaginare che in questa struttura i pannelli solari sopra non abbasserebbero di nulla, perché comunque si sprecherebbe comunque di più, perché non abbiamo l'efficientamento energetico, cioè non abbiamo il vetrocamera alle vetrate che avete alle spalle. Questo è il problema. Allora, se si deve parlare di efficientamento energetico, dobbiamo muoverci verso questo itinerario, che è quello di andare a chiedere i finanziamenti al Ministero dell'Ambiente per l'efficientamento energetico, non per i pannelli fotovoltaici per abbassare il CO2. Quello è un altro discorso, quella è la conseguenza che noi avremo, quello che volete vendere su questa delibera, ma che non è.
Allora noi dobbiamo cercare i finanziamenti, voi avete fatto due delibere, una al Ministero dello Sviluppo Economico è andata a vuoto, non è stata finanziata, un'altra non mi ricordo dove, ma non siete mai andati al Ministero dell'Ambiente per dire fateci vedere quali sono i finanziamenti per questi, per quali edifici. La provincia di Lecce ha partecipato a questi finanziamenti, il settore ambiente, l'ingegnere Cossini ha partecipato a questi progetti e ha fatto partecipare altri comuni, perché a noi non è stato concesso da parte della provincia o non siamo andati noi a chiedere? Dunque questa delibera, cari colleghi consiglieri, io non ve la voto per un semplice motivo, perché stiamo solo dicendo affittiamo il lastricato solare ai pannelli solari, a chi ci dà di più glieli diamo, ma non stiamo facendo una sensibilizzazione di questo problema, perché c'è tutto dietro una cosa e le sapete queste cose, quello che c'è dietro alla sensibilizzazione ambientale, che è quella di entrare nelle scuole, di entrare negli edifici, e l'ingegnere mi può dare atto di quello che sto parlando, dell'efficientamento energetico, perché non servirà a nulla. Non bisogna soltanto prendere energia dal sole, ma bisogna risparmiare, bisogna incominciare a dire spegniamo un'ora prima, mezz'ora prima. Di questo non ne parla la delibera. Dunque questa, inizialmente, sindaco, quando mi parli di cambiamento climatico, sta dicendo fesserie, non c'entra niente il cambiamento climatico. Vogliamo cercare di fare cassa, di risparmiare sulla luce, condivisibile, è giusto, di risparmiare sulla luce, se alla fine noi affittiamo i lastricati solari e c'è un introito di 1000 euro, noi avremo sui 110-120 a orecchio, mi ricordo che erano queste le cifre per l'illuminazione pubblica annuali, sicuramente si abbasserà da 110 a 100 e questo è un buon risultato, se questo, ma non possiamo dire che stiamo parlando di CO2, di cambiamenti climatici e di accordo di Kyoto, siamo ancora lontani. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, prego sindaco. Io penso che questa delibera va nella direzione della riduzione della CO2, perché necessariamente se si producono x kilowatt col fotovoltaico invece che no, quindi per forza non è che siamo fuori tema. È chiaro che è una delibera puntuale, è chiaro, un obiettivo preciso, non è che qui stiamo parlando del PAES. Allora, in riferimento a quello che dicevi, consigliere del PAES, il Comune di Veglia, avendo aderito al patto dei sindaci, deve elaborare il PAES. Questo documento, che è abbastanza complicato da redigere, presume anche delle competenze tecniche per cui i nostri uffici dovrebbero capire quanta CO2 si produce nel Comune di Veglia, quali sono le fonti di emissione di CO2, quali sono le azioni positive per ridurre e di quanto si può ridurre questa CO2. Per esempio un piano del traffico può ridurre di X%, il fotovoltaico sui tetti privati e pubblici di un ulteriore per cento, ma tante altre azioni. Per quanto riguarda il PAES, che sarebbe il piano ambientale per le energie sostenibili, la provincia ci ha scritto che ci dà due possibilità: un supporto tecnico gratuito, ci sono dei tecnici alla provincia, i nostri tecnici possono andare e chiedere consiglio e poi fare il PAES, oppure la provincia dà un supporto tecnico a pagamento, fanno loro il PAES con una X euro a seconda del numero di abitanti, mi pare per i nostri abitanti forse sui 10.000 euro, credo, se ricordo bene. Invece ho portato nell'Union 3, alla fine del mandato del dottore Mataro, presidente, ex presidente dell'Union 3 Mataro, di farle a spese dell'Unione dei Comuni. Mi aveva garantito e aveva già fatto una prima bozza di delibera, adesso c'è il cambio, c'è stato con il dottor Albano, il sindaco di Porto Cesareo, chiederò subito a lui se intende anche far gravare sull'Unione la spesa, e quindi il PAES è il momento successivo e qualificante dei nostri comuni, siamo tutti indietro purtroppo, però ecco, farlo fare ai nostri uffici, credo che non abbiamo le competenze per fare un lavoro serio. Ripeto, è una delibera puntuale che ha il suo obiettivo, si inserisce in un discorso ambientale molto più ampio e non esaurisce certamente questa sera, questa deliberazione, il problema così complesso. Allora, si mette ai voti la presente dichiarazione di voto. Prego, consigliere. Dichiarazione di voto, prego.
Il mio intervento, ripeto, è solo per sensibilizzare questa amministrazione a ricercare finanziamenti per questo tipo di impianti, che non sono solo i pannelli fotovoltaici, ma c'è anche il discorso dell'efficientamento energetico. Ancora sono in corso presso il Ministero dell'Ambiente. Io sto semplicemente dicendo: fatevi la delibera, va bene, non me la sento di votarvi come dichiarazione di voto per collegarmi, ma vi chiedo di volervi informare, perché su questo tipo di impianti ci sono ancora dei finanziamenti in corso, e che non sono finanziamenti che dureranno 5 anni, 6 anni. Il discorso è: c'è una progettazione a monte, vi aiuteranno anche quelli del Ministero dell'Ambiente e della Provincia. Se avete diritto è bene, se non avete diritto vi diranno che non è possibile. Allora potreste sicuramente dire: non ci rimane altro che affittare al miglior offerente queste cose. Il mio intervento era quello di insistere sul Ministero dell'Ambiente, non dello sviluppo economico. Grazie. Allora, prego, dichiarazione di voto. Volevo anzitutto chiedere se la proposta di modifica della deliberazione fatta dal responsabile dell'ambiente è stata poi così accettata o meno da parte... Che cosa? La proposta di modifica del dirigente dell'ambiente. Scusa, non era più facile predisporre la deliberazione con il parere inserito? È uscito dalla commissione come richiesta e indirizzo, per cui il dirigente l'ha prodotta dopo. Si mette ai voti allora l'emendamento così come proposto dal dirigente del settore ambiente, politiche energetiche, come comma 3. Allora il presente dice: allora, di dare atto che qualora si verificassero delle opportunità di finanziamento senza oneri per l'amministrazione prima di concessione a terzi delle prima della pubblicazione del bando di concessione a terzi della superficie solare, le amministrazioni si riservano la possibilità di realizzarli in proprio. Per cui si mette ai voti il presente emendamento. Favorevoli? Quattordici. Astenuti? Sette. Nessun contrario. Bisogna inserire il secondo emendamento, che è quello, la specifica e la motivazione per cui il tecnico adduce alle 20 euro. Per cui la presente delibera viene così emendata. Allora, al comma 2, dove diciamo dice 20 per 20 per 20 ogni kilowatt installato, come si evince dalla relazione tecnica allegata, quella che ha prodotto. Sì, si fa copia, ecco qua. Questa che abbiamo dato letta prima di iniziare, questa che ha detto... Sì, si fa copia e si dà, è agli atti, voglio dire. Quindi si vota questo emendamento, favorevoli. 14, astenuti. 7, nessun contrario. Allora, ci sono ancora altre dichiarazioni di voto? Si mette ai voti la presente delibera. Favorevoli? 14. Astenuti? 7. Nessun contrario. Si chiede l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 14. Astenuti? 4. Nessun contrario. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: aggiornamento contributo di costruzione. Sette astenuti. Sette. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: aggiornamento contributo di costruzione. Relaziona l'assessore Ramo.
Anziché leggere tutto il testo della delibera narrativa e dispositivo, la sintetizzo brevemente anche per maggiore comprensione. La delibera ha per oggetto aggiornamento, contributo di costruzione. Aggiornamento qui non significa aumento dei contributi di costruzione, ma adeguamento ai criteri regionali. Che cosa andiamo a deliberare questa sera? Il costo di costruzione, o come è chiamato la ex Bucalossi, quando uno costruisce paga un contributo al comune. Il costo di costruzione, questo costo di costruzione è determinato dalla Regione Puglia. E la norma dice che questo costo di costruzione è adeguato, deve essere adeguato annualmente e automaticamente dal tecnico. Quindi non c'entra niente la parte politica. E viene adeguato annualmente ed autonomamente sulla base dei dati Istat. La stessa legge regionale però concede ai comuni la facoltà di applicare dei coefficienti di correzione di questo costo base di costruzione, cioè in pratica la Regione Puglia dice: ti do il costo base che devi adeguare ai dati Istat ogni anno, tu poi, Consiglio Comunale, puoi correggere questo costo base in aumento o in diminuzione. Questi coefficienti di correzione, quindi i criteri per correggere questo costo base, secondo la norma regionale sono 4. I primi 3 coefficienti sono oggettivi, nel senso cioè che non si possono modificare perché riguardano la popolazione, la distanza dal centro capoluogo di provincia e l'aumento negli anni della stessa popolazione. Ci sono dei coefficienti e quelli si applicano, non è possibile fare diversamente. Per il 4 invece criterio, quello della ubicazione di una costruzione, se sta all'interno del comune, del perimetro del PRG o sta in campagna, e se è una costruzione unifamiliare o una costruzione a schiera, per questo criterio è possibile, con delle motivazioni, correggere il coefficiente massimo previsto dalla norma in aumento o in diminuzione. Allora, la conclusione di tutto questo discorso qual è? Che per le nuove abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, questa sera con questa delibera noi andiamo a correggere il coefficiente previsto dalla norma per gli edifici che sono nel perimetro del PRG, che vengono costruiti nel perimetro, all'interno del perimetro del PRG, e per gli edifici uninominali lo correggiamo in ribasso per poter portare lo stesso costo di costruzione che era stato già deliberato dal Consiglio nel 2007. Quindi, ripeto, per poter portare il costo di costruzione agli stessi parametri per cui nel 2007 si pagava X euro per costruire una casa o per anche andare a ripristinare una casa, noi questa sera con questa delibera andiamo a riportare il costo da quello che era un dato Istat che lo aumentava quasi del doppio, lo riportiamo al costo stesso del 2007, cioè tale e quale. Faccio brevemente soltanto un esempio. Allora, il costo base adesso per costruire una casa al centro storico, nel centro del perimetro, diciamo un po' all'interno, è di euro 670. Se noi applichiamo una serie, i primi 3 coefficienti, arriviamo a una riduzione di appena 30 euro. Passerebbe il costo a 643,78. Noi questa sera, con questa delibera, andiamo invece ad applicare un coefficiente di ribasso per poter portare quel costo di 643,78, ridotto con i primi 3 criteri, a 332,83. Lo riduciamo quasi alla metà. Questo, ripeto, vale per gli edifici nuovi che vengono a essere costruiti nel perimetro del PRG e per gli edifici unifamiliari. Non vale per
un edificio che si costruisce in campagna o per degli edifici che si costruiscono a schiera perché molto spesso vengono fatti dai costruttori. Allora, la delibera di questa sera vuole agevolare il cittadino che si vuol fare una casa e si vuol fare una casa non in campagna ma secondo i criteri, diciamo un po' ecco, urbanistici, e riportare indietro il costo di 5 anni, perché se non facciamo questa delibera questa sera, l'adeguamento automatico ai dati Istat è vigente, nel senso cioè che non è possibile che il tecnico non applichi la tabella, la prima tabella con l'adeguamento Istat. Solo applicando questa sera noi e motivandola, adesso vi leggo la parte più importante della delibera, portiamo questo costo da 643 a 332 a metro quadro, perché stiamo riducendo il coefficiente di correzione da 0,70, lo portiamo a 0,517. Perché dite voi proprio 0,517? Perché no, facendo i conti, 332,83 sono le stesse somme che uno pagava nel 2007. Allora, no, la riduzione è stata fatta, questo parametro, questo coefficiente è stato ridotto per portare il costo alla cifra del 2007. Mi sembra, ecco, che la parte più rilevante della delibera, oltre naturalmente alle tabelle che evito di leggere, a pagina 5 noi dobbiamo motivare questa riduzione, e vi leggo come abbiamo motivato. Rilevato inoltre che l'articolo 2,2 della legge regionale 1 febbraio 2007 dà facoltà al Consiglio Comunale, con adeguata motivazione, di modificare i criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione, di cui all'allegato A sempre della stessa legge regionale, tenuto conto della grave crisi economica ed in particolare del settore edilizio nazionale e locale e della nuova tassazione sulla casa prevista dalle manovre finanziarie del 2011 e del 2012 a livello nazionale, ritenuto necessario mantenere gli stessi costi finora applicati ai fini della determinazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi all'interno del perimetro del centro urbano, come individuato dall'articolo 4 del decreto legislativo 285 del 92, ritenuto necessario per gli anni dal 2012 al 2014 ridurre il coefficiente massimo relativo all'ubicazione indicato nell'allegato A da 0,70 a 0,517, per questi motivi la tabella A, cioè quella base, no, viene così modificata. Per cui, ripeto ancora, la tabella base per una nuova edificazione era di 643,78 metro quadro, viene con questa modifica portata a 332,83. Per il recupero del patrimonio edilizio anche esistente, il costo base da 385,83 viene portato a 199,47. E via dicendo, poi ci sono qua le altre tabelle che riguardano, diciamo, un po' altri tipi di ideologia, di tipologie, ma sempre con questo spirito, con questa logica. Chiedo quindi al Consiglio se ci sono altri chiarimenti da fare, se no si vota questa delibera, perché se no diversamente rimaniamo scoperti con la determina del dirigente che ha dovuto adeguare i dati Istat, gli oneri di costruzione già alla fine dell'anno scorso, all'inizio di questo anno. Grazie. Consigliere, ecco, il microfono. Sì, no, vabbè. Alla fine dell'anno scorso, prima della delibera, perché forse non sono stato chiaro. Allora, il dirigente descritto qui, nel dicembre del 2011, con determina numero 578 del 2011, ha adeguato automaticamente i dati Istat che non si adeguavano qui a Veglia dal 2007, e ha riportato quindi il costo base per la nuova costruzione, il costo base a 670,60. Se noi non facciamo questa sera questa delibera, lui è costretto a far pagare 670. No, io la domanda prima, nel 2011, allora, di fronte ad una concessione, no, sì, edilizia, sì, il costo di costruzione a quanto era stato fissato? Allora,
dal 2007 fino alla determina del 2011. Era sempre questo, era 300. No, era sempre 332,64. Esatto. Oh. Che adesso confermiamo. Che adesso confermiamo. Okay. Perché ha dovuto fare una determina che gli ha raddoppiati questi. Nel frattempo noi, no, abbiamo dovuto preparare questa delibera per poter andare a riportare il costo alla stessa diciamo quantità che c'era dal 2007 in poi, con la delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 2007. Quindi lo specchietto della delibera del 2007 e quello attuale diciamo corrispondono. Ecco. Consigliere, mi scusa, prendi il microfono. Sì, con calma, tanto non voglio dire, abbiamo aspettato tanto, aspettiamo un altro po'. Con calma. Domanda molto breve. Non vedo, così chiedevo anche prima, una relazione del tecnico. O la delibera di per sé e la sua relazione, oppure, non perché lei non sia stato esaustivo però c'è solo la firma del parere favorevole del tecnico, ma la delibera è sprovvista di un parere. O tutta la delibera un parere? Domanda. Allora, ci sono altri interventi? Prego. No, io di questo sto parlando. Consigliere Nicolaci, vorrei che mi si spiegasse praticamente, quando parliamo che diciamo che per gli anni dal 2012 al 2014 abbiamo ridotto il coefficiente massimo relativo all'ubicazione da 0,70 a 0,517. Cioè significa che ci sono dei comuni che possono abbassare ancora ulteriormente questo costo di costruzione? Cioè mi spiego, se andiamo a ridurre questo coefficiente massimo, proprio perché rispetto al passato oggi vogliamo creare le condizioni perché si costruisca di più, sarebbe possibile, a questo punto chiedo l'intervento anche del tecnico, visto se il Presidente mi dà l'opportunità di poterlo fare, ma semplicemente a titolo di spiegazione, grazie Sindaco per la sua disponibilità, perché, ripeto, se da 0,70 massima riduzione che si può fare, noi applichiamo il 0,517, di fatto stiamo mantenendo la stessa situazione, nello stesso tempo, secondo me, non creiamo il pungolo perché si possa migliorare o aumentare il numero delle concessioni. Poi risponderà se casomai ci sono altre domande, non unica voi, ci sono altri interventi? Allora, solo premesso una cosa, le dico, sicuramente risponde l'assessore perché è preparato, voglio dire, lo farà lui, voglio dire, però questa cosa voglio dire, scusatemi se lei è una persona che è molto presente nelle commissioni, le commissioni si fanno apposta, si istruiscono le commissioni per poter discutere, per chiedere tutto, non solo, dopo le commissioni ci sono 5 giorni di tempo per andare a chiedere tutti questi diatex, no? Comunque, allora, ora l'assessore risponderà. Semplicemente perché qualcuno in commissione venerdì scorso si è preoccupato della mia assenza. Io stavo a Roma, quindi non ho il dono di ubiquità come Padre Pio, voglio dire, e quindi di conseguenza o stavo lì o stavo qui. Voglio dire, non... Per il dottor Paladini, io ritengo che non c'è bisogno di nessuna relazione qui, perché il tecnico... La sua relazione l'ha fatta con la determina numero 578 del 2011 e non può dire altro. Questo e basta. Poi è sovrano il Consiglio che, dice la norma, può applicare tutti e quattro i criteri secondo l'allegato della legge regionale, così come stanno. E non c'è bisogno di motivare altro. Li applichi così come sono, con i parametri massimi e procede. Oppure, dice la norma, il Consiglio può questi
coefficienti, abbassarli o aumentarli con adeguata motivazione, e indica quali sono le, anche orientativamente, le motivazioni. E con questo rispondo anche al consigliere. E bisogna pure tenere conto, dice la norma, del bilancio. Se io sto benissimo, allora posso anche dire non 517, perché di per sé teoricamente è possibile, anche 0,4, anche 0,3, ma se sto bene da un punto di vista, diciamo, economico del bilancio. Se io invece adesso mi spostassi pure di qualche piccolo altro centesimo e scendo a 0,5 anziché 0,17, ho bisogno poi del parere anche dell'ufficio finanziario, economico, del revisore dei conti, per dire perché io sto andando al di sotto del 2007 nel fare questo introito. È chiaro che può essere pure una sorta di politica che l'amministrazione sceglie, però io ritengo che in questo caso si tratta di equilibrare, aiutare i cittadini, ma nello stesso tempo anche non sguarnire il bilancio, per cui ritengo che l'equilibrio maggiore l'abbiamo raggiunto con questa delibera. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, si passa alla votazione della presente delibera. Favorevoli? Allora, unanime. Si chiede l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanime. Si passa al quarto punto all'ordine del giorno. Variante al PRG per le zone agricole. Presa d'atto. La illustra l'assessore Ramo. Il 7/7/2010 questo Consiglio ha deliberato una variante al PRG per la modifica dell'articolo 9.2 che disciplina la vigente normativa sulle zone omogenee e agricole. Il Consiglio deliberò di apportare queste modifiche, di inserire la possibilità di diversificazione delle attività agricole mediante interventi finalizzati alla ospitalità agrituristica, mediante interventi finalizzati a servizi educativi didattici, interventi finalizzati a servizi sociosanitari, alla produzione di commercializzazione di prodotti in ambito aziendale, finalizzati anche alla popolazione locale, soprattutto per la prima infanzia con ludoteche e altro, e altri poi piccoli interventi attinenti ai servizi a tempo libero. Ancora, di inserire la possibilità di realizzare anche in zona agricola dice edifici esistenti ammessi per turismo rurale. Poi anche il punto C, attività agrituristiche secondo norma, punto D, servizi attinenti al tempo libero e allo sport, e poi ultimo le serre. Dopo più di un anno la giunta regionale ha deliberato, previo naturalmente istruzione da parte del SUR, poi anche deliberazione e relazione da parte del CUR, ha deliberato di accettare soltanto una parte di queste 5 indicazioni, modifiche che noi avevamo proposto come Consiglio. Ha eliminato, stranamente, la diversificazione delle attività agricole e dice soprattutto il punto 2, 3, 4, 5 e 6, nonostante che avessimo fatto rilevare che questi 5-6 punti che avevamo indicato sono punti presi tali e quali dal programma leader approvato dalla stessa regione e quindi dal settore agricoltura della regione Puglia. Quindi la stessa regione Puglia, noi avevamo copiato proprio alla lettera queste possibilità. Ha lasciato il punto B. È possibile quindi realizzare edifici esistenti annessi per interventi previsti dalle attività di turismo rurale. Lo stesso ha lasciato, ci ha concesso attività agrituristiche, il punto C, ha eliminato il punto D, servizi attinenti al tempo libero e allo sport, ha detto che non è possibile perché ha motivato, non è possibile motivare, dice, vi leggo la motivazione, per quanto riguarda il punto
si ritiene di dover condividere sono finalizzate sostanzialmente al recepimento della normativa regionale, e poi dice non è possibile che possano essere territorio agricolo possa essere trasformato e inserire qualsiasi cosa senza un obiettivo preciso e specifico. Quindi su 5 punti che noi avevamo già approvato, 3 sono stati approvati e 2 no, 2 respinti. Ora, davanti a questa delibera pubblicata sul Burco, eccetera, ci possono essere 2 strade. La prima è quella di andare ad adeguarsi a queste diciamo indicazioni, a questa delibera che ha fatto la giunta regionale. La seconda è quella di andare a fare un ricorso e quindi fare le controdeduzioni e fare quasi certamente poi un ricorso amministrativo a questa delibera della giunta regionale. Riteniamo che andare a fare una causa su questa cosa, oltre a perdere tempo, non sappiamo poi dove ci porta, perché se per un anno è stato ci è voluto per poter esaminare e poi approvare questo, immaginate quanto ci vorrà per poter poi anche risolvere un ricorso. Per cui la soluzione che si è prospettata è quella adesso di prendere atto della delibera della giunta regionale, e se poi questa amministrazione riuscirà ad avviare, come ha già fatto, ma siamo ancora con molto ritardo, il PUG, nel PUG poi vedere di inserire in modo più organico quelle altre cose che adesso sono state rigettate dalla Regione Puglia, sempre se sarà possibile. Per cui con la delibera noi scegliamo la prima, quella di prendere atto di quello che ha deciso la Regione Puglia. Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Spagnolo. Solo una breve precisazione sui tempi, perché giustamente, cioè la Regione Puglia avrebbe tardato ad esprimersi in relazione alla nostra proposta di modifica del PRG. Diciamo che ha perso tempo dall'8 luglio del 2011 ad oggi. No, perché leggendo le carte o il verbale della regione dice espressamente: detta deliberazione, giusta documentazione in atti pervenuta in data 8/7/2011, la delibera del 2010, quella adottata da noi, 7/7, la numero 37. Evidentemente la documentazione noi l'abbiamo trasmessa alla regione a distanza di un anno, perché sarebbe pervenuta alla regione l'8 luglio del 2011. Quindi non è che possiamo attribuire le colpe del ritardo alla regione, che pure tarda nel rispondere alla... Ma in questo caso mi sembra che sia più una carenza nostra, che avremmo già smesso la documentazione a distanza di un anno alla regione. A meno che non abbiano sbagliato le date. Assessore, io... leggo le carte dicono espressamente che noi la documentazione l'avremmo già smessa a luglio del 2011, quando la delibera è stata adottata a luglio del 2010. Ci sono altri interventi? Consigliere Nicolasi. Ricordo questa delibera che ci è stata proposta dal consigliere Greco. E in commissione, in effetti, tutta quanta, anche la minoranza, ha partecipato, e questa è stata votata anche dalla minoranza, tra l'altro, dall'opposizione. Perché ci è stata portata in commissione come un qualcosa da fare con una certa celerità e velocità, proprio perché c'erano in emissione i bandi del GAL, e quindi l'obiettivo era quello praticamente di fare la modifica in termini utili per poter partecipare e dare l'opportunità ai cittadini di Veglie, anche in quanto altri lo hanno già fatto, la possibilità appunto di poter accedere a questi finanziamenti. Si nota la scarsa attenzione. Io ho chiesto più volte a che punto stava la situazione presso gli uffici, ma più volte. Io credo che la scarsa attenzione da parte di questa amministrazione è certificata in quella data. Noi abbiamo consegnato definitivamente le carte un anno e un giorno dopo, quando i bandi, i primi 3 bandi che sono stati fatti dal GAL,
sono stati chiusi il 30 di giugno, quindi a bandi chiusi. Voglio dire, dispiace signor sindaco, perché si continua, voglio dire, a porre poca attenzione secondo me a quei pochi spiragli di attività che possono nascere semplicemente andando a seguire una pratica alla regione. Ci sono altri interventi? Allora, si mette dichiarazione di voto? Si mette voti la presente delibera. Favorevoli? Astenuti? 7. Nessun contrario. Si passa al quinto punto all'ordine del giorno. Esercizio finanziario 2011. Approvazione del rendiconto della gestione. Illustra l'assessore Ram. Quando nel maggio del 2011 questo Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il suddetto anno, non conosceva gli eventi politici nazionali che dopo pochi mesi si sarebbero verificati. La nuova normativa nazionale varata dal Parlamento per salvare l'Italia, il Salva Italia, dal baratro del fallimento che scaricava pesanti misure le più varie sugli enti locali, trasformandoli, dopo aver già dato tanto per la crisi del paese, in enti riscossori dello Stato. Non conosceva la relazione ispettiva del Ministero sui 5 anni pregressi 2005-2010 di questo comune. Non conosceva infine l'assenza del dirigente del settore amministrativo di questo comune dal luglio 2011 ad oggi. Oggi siamo chiamati ad approvare il consuntivo 2011 e verificare se le volontà espresse un anno fa sono state rispettate o meno. In modo molto breve, indico alcuni che secondo me alcuni aspetti contabili del bilancio consuntivo sono più rilevanti, consuntivo del 2011. Primo, il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011 presenta un avanzo di €84.211,38. Due, sono stati eliminati residui attivi inesigibili per €525.327,24. Più rilevanti di questi 500.000 euro di residui eliminati sono l'eliminazione del recupero evasione ICI anno 2005 per €130.000 e per 2004 della TARSU €80.000. Terzo, se facciamo un confronto tra le previsioni iniziali del maggio del 2011 e l'attuale rendiconto del 2011, possiamo sottolineare, primo, le spese correnti sono diminuite del 4% rispetto alle previsioni. C'è stato un contenimento della spesa per il personale e per le utenze. Controllo soprattutto sulla telefonia e sulle utenze di luce e di acqua. Devo dire subito che questo 4% è poco, può e deve essere fatto di più. Ancora, spese per servizi per conto terzi, meno 16%. Per le entrate tributarie, c'è un più 3% del titolo primo, cioè ci sono stati più introiti per l'ICI ma dovuto al pagamento dell'ICI dei possessori di impianti fotovoltaici, soprattutto in zona agricola. Io ho posto qui un interrogativo, chissà se questi 200.000 euro in più non dovremo restituirli, perché ancora non è chiaro, intanto stanno pagando con la clausola che poi se saranno riconosciuti come impianti non industriali ma come impianti agricoli dovremo restituire queste somme. Ancora, lo scostamento tra previsioni iniziali e accertamenti impegni del titolo quinto dell'entrata meno 74%. Del titolo secondo della spesa meno 21% è dovuto al mancato finanziamento di opere pubbliche previste nel programma triennale e da finanziare con accensione di mutui che non abbiamo potuto fare per non sforare il patto di stabilità e per non accrescere il debito già consistente. Infine, sottolineo in questo confronto lo scostamento tra previsioni iniziali e accertamenti impegni del titolo quinto dell'entrata
meno 74% del titolo terzo della spesa meno 80% dovuto alla previsione del ricorso all'anticipazione di tesoreria che al 31/12/2011 risulta pari a zero. Quarto elemento di questo, diciamo, aspetto contabile del bilancio consuntivo. È stato rispettato il patto di stabilità. Tuttavia dobbiamo dire che non siamo tra i pochi comuni virtuosi. Il Ministero in questi giorni ha diramato una nota con la quale individua solo 143 comuni su 8.200 come comuni virtuosi, uno solo in Puglia. E ha fatto questa valutazione tenendo conto dei parametri però del 2010 e non del 2011. Ancora, i 10 parametri strutturali sono tutti positivi, uno solo è negativo. L'ente non rispetta soltanto uno dei parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno in data 24/9/2009. Il mancato rispetto di tale parametro è causato dal volume dei residui passivi complessivi proveniente dal titolo primo che supera il 40% e lo supera per appena 11.000 euro degli impegni della medesima spesa corrente. Ancora, l'indebitamento è leggermente cresciuto a causa del mutuo di 800.000 euro per l'acquisizione delle aree PIP di cui non potevamo fare a meno per accenderlo. Per la tassa dei rifiuti abbiamo speso euro 1.600.000 e incassato 1.550.000 con una copertura del 97%. Infine, sottolineo che nel 2011 debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati euro 30.000 circa. A questi aspetti contabili del bilancio consuntivo 2011 vorrei rilevare una piccola novità, se novità può essere chiamata, e sono gli aspetti di rilevazione contabile direzionale del bilancio consuntivo, cioè il PEG e il PDO, cerco di spiegare subito queste sigle. Nel 2011 abbiamo introdotto uno strumento, il piano esecutivo di gestione, PEG, piano esecutivo di gestione, capace di trasformare il bilancio in uno strumento di lettura finanziaria più semplice e più precisa. Da semplice adempimento obbligatorio, con questo strumento del PEG, la contabilità si trasforma in un vero e proprio sistema di rilevazione contabile direzionale, di cui l'ente necessita per la individuazione degli obiettivi operativi, per la verifica del loro stato di realizzazione e infine per la misurazione dei risultati conseguiti. Questa nuova filosofia, non certamente introdotta qui da noi, ma introdotta dalla norma Decreto Legislativo 150 del 2009, richiede quattro documenti strettamente correlati. Il piano esecutivo di gestione, il primo documento, il piano dettagliato degli obiettivi, il PDO, il terzo documento, il piano della performance, o meglio, forse in italiano, il piano della prestazione. L'ultimo, la pagella dei servizi comunali compilata dagli enti. Sono strumenti questi quattro che realizzano una vera attuazione della distinzione tra parte politica di indirizzo e parte gestionale del comune, che può arginare soltanto il conflitto tra parte politica e parte gestionale, quasi sempre in atto, e che sottopone in modo più rigoroso alla verifica dei cittadini anche il lavoro dei dipendenti e non solo quello dei politici. Nel comune di Veglie siamo agli inizi, molto agli inizi. Abbiamo adottato i primi due documenti e da questi primi due documenti è venuto fuori un risultato semplicemente quantitativo: gli obiettivi raggiunti, il numero di pratiche, il carico di lavoro. Quello del 2011 ha quindi, come PEG parlo, dei limiti. Questi limiti che sottolineo sono i due documenti, cioè il PEG e il PDO, cioè il piano esecutivo e il piano dettagliato degli obiettivi, sono stati pubblicati molto tardi a causa anche dei ritardi con cui lo Stato consente di adottare il bilancio di previsione annuale. Ancora, il limite è che ai funzionari e ai dipendenti manca la cultura della verifica. Per loro è più facile fare una relazione stanca e generica anziché farsi misurare da e con dati oggettivi. Infine, poi è anche un po' incompleto questo PEG perché mancano quegli altri due documenti, cioè il piano della prestazione e la pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti. Gli obiettivi del 2011, ritengo, connessi con le linee programmatiche di questa amministrazione indicati nel PEG e nel PDO, secondo quanto si può leggere dalle schede dei sei settori allegati a questo consuntivo, sono stati per la maggior parte raggiunti.
Non scendo nei dettagli, invito i consiglieri a dare uno sguardo, se non è stato già fatto, a queste schede che possono rappresentare una piccola novità. Concludo con alcuni aspetti e conclusioni politiche su questo consuntivo. Mi servo di due aggettivi che non sono tra di loro contraddittori. Questo bilancio, questo consuntivo possiamo chiamare sano ma moribondo. Due aggettivi per qualificare politicamente lo strumento finanziario del 2011. Mi ritornano alla mente le parole del poeta, perché Rel canuto e stanco, dove vai? Il futuro finanziario di questo comune non è in questo consuntivo che invito il Consiglio ad approvare, ma è in ciò che ci attende. Quali saranno le risultanze della relazione ispettiva del Ministero e la relativa risposta dello stesso alle contraddizioni dell'ente? Che cosa vorrà dire la impossibilità di fare investimento per i prossimi anni, perché la legge ci impedisce di investire per il 2012 all'8%, poi 6% e via dicendo al 4%? Come reagiranno i cittadini all'enorme tassazione futura della casa? Il costo esponenziale del servizio dei rifiuti solidi urbani sarà sopportato dai cittadini? Saremo in grado di dare un forte impulso alle vecchie e nuove entrate strutturali con un ufficio tributi qualificato e potenziato? Ringrazio per il lavoro che già fa questo ufficio, ma per le nuove problematiche, per le nuove responsabilità, è pronto ad affrontare un drammatico e immediato futuro senza trasferimenti dello Stato o con trasferimenti molto ridotti? La continuazione, meglio, ci sarà consentita la continuazione del risanamento dei residui attivi vecchi prima che intervenga la Corte dei Conti? Senza voler fare esagerazione o terrorismo, noi credo che siamo in pieno terremoto. Tutto intorno ci sono macerie, ma proprio ora è il tempo di ricostruire con un piano strategico per far attraversare Comune di Veglie questa crisi, con un piano che coinvolga tutti, chi guida i processi, maggioranza e opposizione, e chi è a rimorchio, tanti cittadini, imprese e altri. Lo so che è molto difficile, perché con molta crudezza i soldi sono finiti per quasi tutti e verrebbe da dire che bisogna essere tanto bravi da progettare a costo zero, e non so se questo c'è qualcuno che si sente a fare. E questo è impossibile quasi senza competenza e senza passione. Perciò siamo, ritengo, a un bivio: seguire l'ordinaria amministrazione, l'emergenza e continuare a campare, o cominciare a guardare più lontano. Io non so dire quale parte del bivio abbiamo imboccato. Grazie. Sono interventi? Consigliere Spagnolo, prego. Io devo dare atto all'assessore Greco dell'impegno che profonde quotidianamente quasi. E che comunque non è suffragato poi dai risultati che l'amministrazione si prefiggeva sin da quando è nata. Certo, da questo conto consuntivo alcune riflessioni è opportuno farle. Ha fatto bene ad avviare anche il discorso, anche se di fronte alle disponibilità comunicate, non in una sola circostanza, ma ripetutamente da parte degli amici che oggi dicono ci sentiamo nell'opposizione, non come minoranza, proprio perché avendo noi capito che la situazione era una situazione seria, una situazione
che rasenta la drammaticità, quella della situazione economica del comune. Noi avevamo pure detto: non considerateci di opposizione, nel senso che siamo pronti anche a dare una mano o a ragionare insieme, pur rispettando ruoli diversi. Però i comportamenti di questa amministrazione sono ostili a questo tipo di disponibilità. Io non ho chiesto la lettura dei verbali della seduta precedente così perché mi piace perdere tempo, ma volevo far capire a chi per esempio svolge il ruolo di presidente dell'assemblea, non il ruolo di presidente della maggioranza, ma di presidente del consiglio, che ci sono aspetti sui quali il consiglio è bene che sia chiamato a ragionare e a discutere, perché diversamente possiamo pure farne a meno di stare qua, perché non si può limitare ad una semplice comunicazione il fatto che una maggioranza che prima era compatta o unita, almeno no, sul piano delle etichettature, prima si differenzia con la nascita dell'UDC, poi con quella del PD, addirittura di due soli consiglieri. Allora devo pensare necessariamente che questo è un fatto soltanto strumentale, tanto per mantenere le posizioni all'interno dell'assetto della giunta. Perché noi non possiamo tacere quando abbiamo notizia che alcuni assessori hanno rinunciato alle deleghe da mesi e che di questo non si è parlato, non si capisce nulla, non si sa neanche se esercitano le deleghe o se le deleghe non le esercitano. Come pure mi sembra evidente che la nascita di un gruppo così consistente dell'UDC rende necessario pure un riequilibrio diverso degli incarichi a livello di esecutivo, perché tra le motivazioni certamente ci sarà stata anche questa, se uno sta in un raggruppamento nell'altro. Cioè anche il parlare di questo avvicina, non allontana, avvicina, perché ci si capisce, ci si regola diversamente. Per questo dicevo, noi, almeno io, ma penso anche gli altri, questa disponibilità l'abbiamo sempre manifestata anche sugli atti deliberativi quando ci è stato lealmente chiesto. Il conto consuntivo già presenta comunque una distonia, se vogliamo. Un avanzo di amministrazione di 84.000 euro. Significa che non ha funzionato il PEG e non ha funzionato il PDO. No? Perché se avesse funzionato, a meno che non ci sia una relazione da parte dei responsabili degli uffici che dicesse: guardate, io questi obiettivi che mi sono stati proposti non li ho potuti raggiungere per questo, questo e quest'altro, perché non è che stiamo parlando di 1.000 euro, in un bilancio così risicato e con quelle poche disponibilità che teniamo, parlare di un avanzo, verificare un avanzo di amministrazione di 84.000 euro significa che il bilancio non serve a nulla, lo si è fatto per niente. Allora io potevo anche capire la giustificazione dell'amministrazione nel 2010, dice: ma nel 2010 siamo subentrati così ad un'altra amministrazione, i dati tecnici erano quelli, non potevamo fare diversamente. Ma nel 2011 c'era anche il tempo, né è tanto vero poi che abbiamo approvato il bilancio con molto ritardo, l'abbiamo approvato addirittura ad aprile, tant'è che contestammo il fatto dell'approvazione anticipata, dicemmo: aspettiamo, vediamo un attimino che succede, perché ancora c'era tutta una delle normative che si stavano sviluppando a livello di governo centrale, mentre voi riteneste di fare comunque il bilancio subito e di farlo presto. Allora, se queste economie ci sono state su capitoli di spesa o su progetti o su idee, non lo so da quale parte vengono e non so neanche se sono certificate, perché può anche significare che alcuni dirigenti o alcuni responsabili non abbiano raggiunto gli obiettivi, e quindi bisognava anche, no, verificare se gli obiettivi non sono stati raggiunti, se ci sono responsabilità dirette, se non ci sono responsabilità invece dovute alla struttura che non funziona all'insieme dell'impalcatura del comune che non corre e non corre, perché ci sono le teste che sono anzitutto delle teste che dovrebbero essere mosse,
perché ci sono uffici interi che non funzionano, ad incominciare da quello di Polizia Municipale, per continuare poi con tutti quanti gli altri, perché nessuno, no, possa in questo caso lamentarsi perché magari abbia citato soltanto l'ufficio di Polizia Municipale. E queste considerazioni andrebbero fatte per pensare soprattutto a quello che può succedere dopo, perché certamente aveva ragione Greco quando dice sarà un terremoto, ci saranno macerie, perché quello che si preannuncia non è certamente più facile di quello che abbiamo ereditato o di quello che al momento teniamo. Sì, però contemporaneamente, scusate, ma io queste cose le ho dette 2 anni fa e ve le ripeto adesso, ma no, non è che io sono un martire o voglia fare il saccentone o... Quando io parlavo dell'indennità di carica non è che lo dicevo soltanto perché era opportuno considerare, come oggi lo scopre pure qualcuno, anche se è molto lontano dalle mie visioni politiche, dice la politica come volontariato, dice Fini oggi lo dice, la politica come volontariato. Perché io capivo quando dicevo dell'indennità di carica che non è pensabile che possa essere mantenuta, e perché capivo qual era la situazione economica di questo comune e quali erano le prospettive. Però noi sistematicamente l'indennità di carica nel 2011, forse anche nel 2012, la stiamo percependo, dico noi per dire non noi, io, no? Chi la sta percependo? Quando dicevo anche Antonio, assessore Greco, dicevo pure facciamo una verifica e vediamo com'è che noi siamo arrivati ad avere una situazione economica così disastrosa. Non lo dicevo per andare a colpire le responsabilità o a dire avete sbagliato a fare questo o avete indovinato a fare quest'altro, ma soltanto per evitare che poi dopo si continuasse ancora a perseguire l'attività sempre facendo gli stessi errori. Ma scusate, se il dato che io ho è esatto, noi ancora l'anno scorso abbiamo pagato nel 2011 230.000 euro di spese legali o di contenziosi legati a vicende legali. Ma abbiate pazienza, con un bilancio da morti di fame, noi ci consumiamo 230.000 euro soltanto per spese legali o giù di lì. Poi ci consumiamo 180.000 euro di indennità di carica. Ma ditemi voi, benedetto Dio, un bilancio da morti di fame è il nostro, no? Da dove dobbiamo prendere i soldi per giustare la buca delle strade? E noi non è che andiamo a risolvere i problemi, spendiamo altri soldi inutilmente. Facciamo un'assicurazione contro gli incidenti stradali, così per le responsabilità civili, e mettiamo una franchigia di 8.000 euro. Quando sarebbe stato sufficiente guardare i dati precedenti per capire che ogni causa che noi teniamo di incidenti è di 1.000 euro, di 500 euro, perché c'è qualche avvocato che forse ci marcia, perché c'è della gente che per sopravvivere fa magari incidenti stradali, no? E facciamo però 2 gare per 2 anni di 32-34.000 euro per non usufruirne per niente. Perché mettendo una franchigia di 8.000 euro sostanzialmente abbiamo regalato 32-34.000 euro ad una assicurazione così senza alcun utile per il comune. Insomma, di fronte a questi dati che cosa dobbiamo dire? Che cosa dobbiamo fare? Pensiamo al futuro, no? Pensiamo almeno al futuro. Mettete, omettiamo, se ci volete coinvolgere, i ripari laddove è possibile metterli. Laddove non è possibile ci stringiamo tutti nelle spalle e diciamo non è possibile. Però quando mi si dice guardate che noi con la TARSU adesso stiamo pagando poco, ma è probabile pure che con la gara che ci sarà del lato noi andremo a spendere molti soldi di più. Beh, amici miei, dove diavolo sta scritto che noi dobbiamo permanere nel lato? Quando si fa una gara che deve coinvolgere più comuni, significa sostanzialmente che bisogna economizzare, che bisogna spendere di meno, non di più. Perché alcune spese fisse vengono ripartite. Non è spiegabile che noi
che paghiamo un certo importo per la spazzatura, no, come comune, nel momento in cui la spazzatura deve riguardare 10 comuni, 15 comuni, invece di diminuire la spesa, aumenta la spesa. È contro il principio dell'associazione dei comuni. È contro il principio. Allora, qualcosa non funziona. O c'è molto denaro che corre, no, tra i banchi della politica, oppure c'è qualche altro meccanismo che certamente è al di fuori delle regole, perché diversamente non è possibile, perché quando si fa una gara che coinvolge più enti è evidente che alcune spese fisse devono essere assorbite e quindi conseguentemente bisogna pagare di meno, non si può pagare di più. Allora corriamo ai ripari, così come giustamente abbiamo fatto quando si è trattato di quell'operazione della bancaria che avevano fatto in precedenza, da come si chiama, no? Abbiamo detto torniamo indietro, perché può essere un rischio pericoloso, può essere, poi oggi tutti si accorgono che era un'operazione sbagliata, ma non è certamente l'unica che è sbagliata. Allora, assessore, io mi rivolgo a te per un semplice fatto, perché sei quello che più rappresenti questa amministrazione, forse non per tua responsabilità ma per carico di lavoro, però noi dobbiamo vedere di raddrizzare sta baracca, perché diversamente non potete pretendere la nostra disponibilità scontata anche sul discorso delle attrezzature sanitarie qua del CPT. Ma non potete dire quelle corbellerie, perché noi le lettere le sappiamo leggere, mica non sappiamo leggere le lettere, la minoranza non sa leggere. Scusate, noi abbiamo perso una grande occasione, perché non si ripeterà più, perché le condizioni economiche non ci saranno più, perché nel frattempo alcune strutture sanitarie sono state così disabilitate. Teniamo l'ospedale di Campi che ormai è vuoto, terremo quanto prima l'ospedale di Nardò, forse lo teniamo già, che è vuoto. Per cui come volete che la ASL si imbarchi più in un'operazione da CPT? Mai. Da poliambulatori per veglie? Mai. E comunque un dato è certo, che quel finanziamento l'abbiamo perso. Allora è inutile girare. E l'abbiamo perso perché c'era conflitto di interessi in alcuni di noi, perché alcuni di noi non avevano interesse a farlo, perché erano coinvolti direttamente per interessi diversi, per interessi contrapposti. Beh, scusate, questa è la verità, quel finanziamento l'abbiamo perso, ma il comune sta morendo. Io ho avuto un'esperienza sindacale di 3 anni, poi dopo ho lasciato io. Ma la mia prima preoccupazione qual era? Quasi settimanalmente, ma mensilmente, quella di chiamare l'anagrafe per sapere se la popolazione del comune di Veglia cresceva o diminuiva. E oggi, a distanza di 20 anni, la popolazione è inferiore a quella di 20 anni fa. E allora come pensate allo sviluppo del paese? Ma pensate veramente, anche se lo sforzo è generoso, quello di mantenere le stesse oneri di urbanizzazione, dice, sai, con la speranza che qualcuno costruisca, ma se non nascono più i figli, se la gente se ne sta andando, se i ragazzi se ne vanno da Veglia, quelli che hanno un po' di cervello in più se ne vanno, perché qua spazio non ce n'è, perché non costruiamo niente, perché nei confronti anche del mondo imprenditoriale noi non facciamo niente per crescere questo comune, per aumentare di popolazione. Deve crescere, deve svilupparsi, deve... Ma questo presuppone che ci sia un'amministrazione che guardi allo sviluppo del proprio territorio, perché diversamente è la fine. Ma noi non ci preoccupiamo manco dei loculi cimiteriali, perché quando muore uno è una tragedia. E se c'è una cosa sulla quale il comune ci ha sempre speculato sono i loculi cimiteriali, perché su quello, sul cimitero, ha sempre ripianato i propri bilanci. Ma amici miei, per questo dico, datevi una mossa. Noi siamo, io almeno, ma penso di interpretare pure il pensiero dei miei amici, colleghi di minoranza, una mano se volete la diamo, però vogliamo lealtà di comportamenti, non vogliamo certamente atteggiamenti così da vecchie comari.
Vogliamo cose concrete, vogliamo certezze pure sulle cose che si vogliono fare. Io consigliere, la ricordo che ho finito di tempo. Il conto consuntivo non lo approverò, dico, mi asterrò, però come diranno gli altri amici, non perché avete speso i soldi male, non è per questo, ma perché noi avremmo voluto che anche sulla spesa, così come sulle entrate, si stabilisse un rapporto diverso tra la maggioranza e la minoranza, che non necessariamente è opposizione, ma diventa opposizione quando vede l'arroganza di chi esercita, così, di chi pensa ai numeri come alla verità. I numeri non sono la verità. La verità si cerca insieme, se si vuole. Noi che cosa volete che vi diciamo? Cerchiamo di fare gli interessi del nostro paese. Ecco, questa è l'unica voglia che teniamo, altri interessi non ci sono. Allora, prima di passare al prossimo intervento, una comunicazione al consigliere. Non mi sento il presidente della maggioranza, ma mi sento il presidente del consiglio di tutta. E poi le rammento che cerco di applicare quello che è il regolamento del Comune di Veglie, che l'articolo 15, comma 8, parla che non possono essere discussi in aula argomenti non iscritti nel Consiglio. Per cui la prossima volta, prima di fare affermazioni del genere, almeno questo è il regolamento che ci disciplina. Prego, consigliere Nicolasi. Grazie. Un breve accenno a quello che lei ha detto. Se i numeri sono questi, voglio dire, e se non possiamo parlare di politica qui dentro, non ha senso, voglio dire, l'intervento da parte... No, voglio dire, no. No, ha parlato il conto consuntivo. No, per cortesia. Voglio dire, un pochettino di politica, visto che adesso ci sono dei partiti che non hanno padroni, visto che tutti quanti noi abbiamo dei padroni a casa, no? Bisogna pure considerarlo questo aspetto. Perché poi le parole non hanno un peso, consigliere Cutrino. Io, grazie a Dio, non ho padroni. Se ce l'ha lei o se li ha avuti in passato, io non ho mai avuto questo problema. Non ho mai avuto problemi. Comunque, mi riallaccio al discorso un pochettino che ha fatto il consigliere Spagnolo. Sono molto preoccupato. Ma preoccupato soprattutto da quello che evidenzia l'assessore Greco circa il bilancio. Ci dice praticamente che non sa, lui che ci deve guidare, lui che deve cercare istituzionalmente insieme con la maggioranza o all'interno delle maggioranze che esistono in questa maggioranza, deve cercare di trovare la soluzione o comunque cercare di individuare. Se oggi non sappiamo dove ci dovete portare, sarei molto preoccupato. Sicuramente sul suo pullman io non salirei, assessore Greco, perché io vorrei sapere esattamente come stanno le cose. Bilancio. Quest'anno stralciamo dei residui, quindi significa fondamentalmente, sono residui del 2005, consigliere Spagnolo, significa che se l'avessimo fatto l'anno scorso non c'era un avanzo, ma c'era un disavanzo. Abbiamo utilizzato un avanzo che forse non c'era, abbiamo utilizzato delle risorse che ancora non c'erano. Quindi anche qui, ancora, quanti residui ci sono ancora che a quest'anno noi attestiamo esistere, che il prossimo anno toglieremo? Il che significa non di avere un avanzo quest'anno di 84.000 euro, ma sicuramente qualche altra, una situazione comunque diversa. E su questo continuiamo sulla stessa via dell'anno scorso. Non voglio fare adesso un intervento di natura tecnica perché, voglio dire, poi diventa pure un pochettino scocciante. Ho preso un pochettino di appunti in maniera tale, voglio dire, che non mi sfugga niente. Voglio soprattutto far capire che il rendiconto è il risultato della vita amministrativa di un anno, quello che volevo fare, quello che sono riuscito a fare e quello che non sono riuscito a fare, e soprattutto cercare di verificare lo status dei cittadini a sentire effettivamente se i servizi che vengono offerti sono servizi all'altezza, sono migliori rispetto al passato, sono uguali, sono peggiorati e così via. Oggi quindi leggo questa breve relazione appunto proprio per evitare di dimenticare qualche aspetto. Oggi ci si chiede di approvare il rendiconto per l'anno 2011, approvarlo da parte dell'opposizione significherebbe condividere l'operato di questa amministrazione.
ma questo bilancio non ci ha visti partecipi nella sua stesura e, dati i risultati, non ne condividiamo il contenuto. Signor Sindaco, sono 2 anni dal suo insediamento, ma di fatto non emerge dalla proiezione della spesa una sostanziale modifica rispetto al passato. Basta guardare un pochettino gli indici di bilancio. Ciò che però risulta chiaro ai cittadini e sta sotto gli occhi di tutti è un notevole peggioramento dei servizi ai cittadini. E soprattutto, tra l'altro voglio dire asserita questa sera in assise, l'assenza totale di una spinta da parte di questa amministrazione di creare e trovare nuovi stimoli per far ripartire la macchina amministrativa. Con la sua amministrazione si nota uno stallo, un appiattimento e un andare avanti quasi per inerzia. Si ha l'impressione che la sua maggioranza si ritrovi ingessata e con il suo immobilismo peggiora una situazione resa ancora più grave da quella che è la crisi generale. Ma anche sulla ordinaria attività si evincono negligenze e disattenzioni. Pensiamo al problema della pubblica illuminazione. Numerosi sono i cittadini che si sono rivolti a lei personalmente, agli uffici, e lo hanno scritto anche sui siti locali. Noi abbiamo periodicamente interi quartieri chiusi, spenti, e quando riparte un quartiere ce n'è subito immediatamente un altro che si spegne. Questo comporta notevoli problemi e disagi per la cittadinanza e anche per la sicurezza e incolumità dei cittadini. Altro problema riguarda la sicurezza pubblica. Veglie non riesce ad assicurare ai propri cittadini il servizio di polizia municipale la domenica e i giorni festivi. È inutile sottolineare quanto anche questo sia grave per la cittadinanza, questa situazione, in termini di viabilità, rispetto degli orari per esempio di apertura e chiusura di esercizi pubblici e così via. Chi li va a controllare, soprattutto nei giorni festivi? Poi è importante anche leggere, perché poi ci sono un pochettino di carte, quest'anno è stato fatto un pochettino diverso il bilancio, un pochettino. Particolare attenzione va posta anche alle relazioni dei vari responsabili, dove un responsabile specificatamente si dice la difficoltà dello stesso a portare avanti il servizio con l'organico a disposizione. Tra l'altro è lo stesso responsabile del servizio agricoltura e protezione civile che si dice dotato di personale non adeguato e che tra l'altro ha già chiesto in via stragiudiziale il riconoscimento di mansioni superiori, quindi ci troveremo sicuramente qualche tegola nel breve anche da questo punto di vista. Lo stesso responsabile dice che ha svolto funzioni di vice segretario generale e ci dice di aver adempiuto in disagiato contesto lavorativo. Voglio dire, quindi ci immaginiamo i risultati e le attività che sono stati conseguiti, ma soprattutto quali conseguenze economiche nel futuro potranno ricadere sul Comune di Veglie da questa situazione. La politica che avrebbe il compito di organizzare, coordinare e indirizzare gli uffici sicuramente e qui è risultata assente, visto che comunque dovrebbe quantomeno coordinare e indirizzare. Continuando, abbiamo parlato prima praticamente dell'inerzia. La variante al PRG, mi sono già espresso prima, a distanza di un anno, scarsa attenzione a quello che potrebbe essere anche il ritorno economico per i cittadini di alcune scelte amministrative. Ad oggi non si sa nulla del completamento dell'area mercatale, nonostante fosse un'opera quasi pronta alla fine della precedente legislatura. Soprattutto non c'è stato mai un confronto con la minoranza su un suo possibile utilizzo. Anche quell'area potrebbe essere centro di nuova occupazione e di sviluppo a favore delle imprese di Veglie. Non si sa niente del recapito finale della Fogna, un'importante opera che migliorerebbe le condizioni di vita dei nostri cittadini. Altro problema, l'ha citato, i loculi cimiteriali. Ci ritroviamo con grosse difficoltà e la loro costruzione, prevista nel piano pluriennale delle opere pubbliche, non si è realizzata. Altro aspetto, completamento dei comparti. Quando con l'assessore Armonico evidenziavo il fatto che il comparto Cino 10 non chiedeva la sottoscrizione di nuovi mutui, ma l'escussione di una polizza. Anche quest'opera prevista e inserita nel suddetto piano del 2011 non è stata realizzata. Non è stata realizzata. Avevo ragione io, quindi, quando in quel momento, all'atto della produzione del bilancio di previsione, avevo sollevato seri dubbi sulla possibilità di realizzare quell'opera. Transazione area PIP,
Questa amministrazione ha definito transattivamente la questione esproprio con la proprietaria dell'area. Anche qui la minoranza ha denunciato le modalità con le quali si è raggiunto l'accordo, ricordiamo il famoso fax inviato, e soprattutto il pezzo definito notevolmente superiore a quanto pagato dai servizi limitrofi. Parliamo del servizio posta affidato, servizio posta che avveglia i cittadini che non vengono raggiunti da una raccomandata mandata dal comune attraverso il servizio posta e quindi che non si trovano a casa nel momento in cui passa il servizio, che è un servizio privato, deve andare fuori paese, nello specifico a Carmiano, per ritirare eventualmente la posta in giacenza. Se questo significa stare vicino ai cittadini, voglio dire, credo proprio che insomma stiamo molto lontani. Infine la chicca di questa amministrazione è stata la gestione del CPT, con tutta un'attività di spostamento di uffici da Varco delle Rimembranze, con disagi e inefficienze, poi ne parleremo dopo anche, voglio dire, numeri di telefoni che non rispondono, eccetera. Mentre tutte le amministrazioni si battono, cercano mille maniere per ottenere un finanziamento, noi facciamo di meglio, seguiamo talmente l'argomento che alla fine perdiamo un finanziamento accordato. E non mi si dica che in futuro che c'è un futuro finanziamento, in quanto nella speranza che si riesca ad acquisire, perché io sono il primo a sperare che questo si acquisisca, sicuramente se lo si acquisirà non è stato certamente per attività vostra. Questa amministrazione l'ha perso il suo finanziamento. Pertanto ci sono tutta una serie di motivi che ci rende impossibile condividere il vostro bilancio e soprattutto la vostra gestione. Ripeto, una gestione immobile, ferma, in stallo, che non riesce ad acquisire nuove risorse, tranne un aumento, aumentando la tassazione dei cittadini. E non mi si dica che anche questo non è vero. Abbiamo inserito l'addizionale sulle accise sul consumo dell'energia elettrica, non ce lo dimentichiamo, 60.000 euro. Non si riesce ancora a chiudere le opere già cantierizzate. C'è stato l'incremento della mensa scolastica per quanto riguarda il secondo periodo dell'anno. E infine perde, spero non definitivamente, il finanziamento per un'importante opera da risvolti economici e sociali per la nostra collettività. Quindi sono tutta una serie di motivi che ci impediscono, al di là dello sforzo che sicuramente sarà stato immane da parte della vostra amministrazione. Però voglio dire, queste sono le condizioni, quello che la gente ci dice quando ci ferma alla strada, ci dice questi sono i problemi che dobbiamo affrontare. Problemi che, voglio dire, inefficienze amministrative, ritardi nelle consegne dei documenti, cioè, voglio dire, se questo significa andare avanti non lo so. Ci sono interventi? Allora, dichiarazione di voto? Si mette ai voti la presente delibera. Favorevoli? Astenuti? Due, quattro. Tre, astenuti? Contrari? Tre contrari. E l'uguarto ci abbiamo fatto. Dottore Landolfo?
Passiamo al punto sesto. Prende la parola il sindaco. È una delibera corposa che leggerò, diciamo, in gran parte. Per altre porzioni di questa delibera la possiamo dare per letta. Cerchiamo almeno le parti più importanti di leggerle. L'oggetto è progetto di ampliamento di un complesso artigianale realizzato con permesso di costruire numero 133 del 2005 proposto dalla ditta Frigoclima SNC. È un'approvazione in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 447/98 e DPR 160 del 2010. Premesso che in data 13/12/2010 protocollo 16858 veniva presentata istanza del signor Mosca Giuri Carmine, nato a Veglia l'11/5/75, ivi residente alla via Parini 9, in qualità di amministratore unico della ditta Frigoclima, per l'ampliamento di un complesso artigianale esistente, in variante ai sensi dell'articolo 5 di PR 447/98, permesso di costruire 133 del 2005. Un immobile sito in Veglia sulla provinciale Veglia-Leverano. Il responsabile del procedimento, ingegner Mauro Manca, con nota del 21 luglio 2011, protocollo 10308, rigettava l'istanza in quanto l'intervento di cui trattasi sviluppava una cubatura superiore al massimo consentito sull'area su cui è ubicato l'intervento, fissato in metri cubi 8.882,7, in seguito al permesso di costruire numero 133 rilasciato il 23 agosto 2005. Avvalendosi della facoltà di cui l'articolo 5 del DPR 447 del 98, con nota del 14 luglio 2011, il signor Mosca Giuri Carmine chiedeva la convocazione della conferenza dei servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. Con nota 25 luglio 2011, protocollo 10455, il responsabile indiceva e convocava apposita conferenza dei servizi per il 14 settembre 2011. Secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 di PR 160/2010, articolo 14 della legge 241/90, questo 7 è un errore, bisogna un errore materiale, 241 del 90, con diramazione ai soggetti interessati. Con nota acquisita al protocollo 11.953 del 7 settembre 2011, la Regione Puglia Servizio Urbanistica chiedeva di aggiornare la conferenza dei servizi per il 19/12/2011 al fine di acquisire chiarimenti relativi alla pratica in oggetto. Il 19/12/2011 si è tenuta, previa convocazione degli enti interessati, la seduta della conferenza dei servizi presso la sede di Via Salice, ex strutture fieristiche, e nella stessa data si concludeva con esito favorevoli, visti i pareri espressi da ASL Lecce, Vigili del Fuoco, Spesal, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Ufficio Assessorato Qualità del Territorio, Regione Puglia, Ufficio Sismico e Geologico, e il settore anche urbanistica del Comune di Veglie, nel nome del responsabile del settore urbanistica e SUAP. Dato atto che presso la segreteria del Comune è stato depositato per 30 giorni consecutivi il verbale della conferenza dei servizi e i relativi allegati, durante i quali chiunque ha potuto prendere visione dei progetti e della determinazione assunta dalla conferenza dei servizi per la presentazione nei successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di deposito, delle osservazioni e opposizioni da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto a tutela del pubblico interesse ai sensi della legge 1150 del 1942. Accertato che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, proposte o osservazioni da parte di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto come risulta dalla dichiarazione da parte del segretario generale, e visti gli elaborati progettuali oggetto di esame di conferenza dei servizi, che di seguito sono elencati, sarebbero 17 tavole e 6 relazioni. Vista la tavola 4 integrata
il 22/12/2012 dal legale rappresentante della ditta Frigoclima, signor Moscaggiuri, relativa alle prescrizioni ottenute nel parere espresso dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia. Prescrizione di riduzione e quantificazione della superficie dell'area in ampliamento in funzione delle reali necessità di svolgimento dell'attività produttiva in oggetto. Ecco, in merito a queste prescrizioni mi è stata consegnata questa mattina una relazione che mettiamo agli atti, una breve relazione dell'ingegnere Manca in merito al superamento di questa prescrizione che poi leggerò, oppure il dirigente ha completa disposizione per chiarimenti su questa deliberazione che chiaramente è di una certa importanza e anche difficoltà per i non addetti ai lavori. Vista la comunicazione da parte del proprietario del tecnico progettista acquisita al protocollo 3343 di questo comune, con la quale dichiarano che nessuna modifica intervenuta allo stato dei luoghi originario, oggetto dell'intervento proposto, dalla data di presentazione della stessa alla data odierna, è dato atto che l'approvazione della variante proposta, secondo le modalità innanzi descritte e con le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri espressi in sede della conferenza dei servizi, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del TPR 160/2010, proposta di variante sulla quale è chiamato a pronunciarsi definitivamente il Consiglio Comunale. È dato atto altresì che la variante al PRG vigente è relativa al mutamento di destinazione urbanistica dell'area in questione da zona E, zona agricola normale, a zona D per attività artigianale, con gli indici volumetrici e di copertura e i parametri urbanistici relativi agli standard di cui al decreto ministeriale 1444 del 68, come riportati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, e considerato che l'iter procedurale seguito risponde agli atti di indirizzo emanati dalla Regione Puglia. Considerato che il punto 10 della deliberazione della Giunta regionale numero 2581 del 2011 specifica che comunque è data facoltà all'amministrazione comunale, ove non ritenga significativa la cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie o per mancanza di superfici, ricorrere alla monetizzazione delle stesse, l'area da cedere al comune è scarsamente utilizzabile, data la distanza dal centro abitato. Considerato che l'amministrazione comunale può disporre per quanto sopra in favore della monetizzazione delle aree da cedere, la ditta Frigoclima SNC nella persona del legale rappresentante Moscaggiuri Carmine ha proposto in sede di conferenza di servizi all'amministrazione comunale lo scambio monetizzato dell'area a standard prevista in progetto. Visto lo schema di convenzione allegato alla proposta di variante regolante i rapporti tra la ditta proponente e l'amministrazione comunale, visto l'articolo 5 del DPR 447, considerato che il procedimento iniziato antecedentemente al 30 settembre 2011, visto l'articolo 8 del DPR 160/2010 e viste le deliberazioni di giunta regionale la numero 2000 e la numero 2581, acquisiti i pareri di regolarità tecnica, visto anche il verbale dell'apposita commissione consiliare riunitasi l'11 febbraio 2011, si delibera di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, di prendere atto della determinazione definitiva assunta dalla conferenza dei servizi, nonché dei pareri espressi dagli enti intervenuti e riportati nel verbale della seduta del 19/12/2011 che si allega alla presente per farne parte integrante. Terzo, delibera di approvare la variante urbanistica proposta dal signor Moscaggiuri Carmine, nato a Veglie, ivi residente, amministratore unico della ditta Frigoclima, per ampliamento di un complesso artigianale sito in Veglie sulla provinciale Veglie-Leverano e realizzato con permesso di costruire numero 133 del 2005. Con le prescrizioni e condizioni tutte espresse e fatte salve in sede di conferenza di servizi, tutto come meglio specificato in narrativa e secondo quanto riportato negli elaborati che consistono in 17 tavole e in 6 relazioni. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione definitiva di variante al PRG vigente, ai sensi delle norme,
relativamente al mutamento di destinazione urbanistica dell'area in questione da zona E a zona D specifica dell'intervento proposto, con gli indici volumetrici di copertura e i parametri urbanistici relativi agli standard del decreto ministeriale 1444. Di stabilire che per quanto riguarda il profilo urbanistico l'intervento è complessivamente caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici. Qui sono riportati i dati urbanistici, i parametri, i metri quadri, che li do per letti. Poi alla pagina 8 è stato per un errore materiale copiato due volte, il punto 6 e il punto 9 coincidono, quindi dobbiamo eliminare, cancellare il punto 9 perché erroneamente è una ripetizione del 6. Quindi il punto 6 del deliberato è di stabilire che per quanto riguarda i presupposti giuridici ricorrenti per la variante in questione si fa riferimento alla fattispecie dell'ampliamento nei termini indicati dalla delibera della Giunta regionale 2000 e 2581, secondo cui si ritiene che l'insufficienza delle aree intese in senso urbanistico sussista anche nel caso di ampliamento di un impianto produttivo delle aree contigue sulle quali l'impianto produttivo esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica. Settimo, di approvare unitamente alla variante urbanistica l'allegato schema di convenzione da sottoscriversi fra le parti, con registrazione a cure spese della ditta proponente prima del rilascio dell'atto unico autorizzativo. Ottavo, di valutare positivamente la monetizzazione in alternativa alla cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie e di stabilire che essa sarà pari al costo di realizzazione delle opere con riferimento al prezziario regionale o in vigore al momento della firma della convenzione. Il punto 9 sarà cancellato, il 10 diventa 9, quindi i seguenti scalano di 1. Punto 9, di prescrivere in aggiunta tutto quanto contenuto nei verbali della conferenza dei servizi, tenuto conto di quanto riportato della deliberazione della giunta regionale, a tutela dell'interesse pubblico, che la società proprietaria dovrà presentare istanza e gli elaborati finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire entro 6 mesi dalla data di notifica della presente deliberazione e dovrà ritirare lo stesso permesso di costruire entro i successivi 6 mesi della notifica di accoglimento dell'istanza. Punto 10, di stabilire sin d'ora che in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire, l'area interessata ritornerà alla destinazione urbanistica precedente. 11, di autorizzare il responsabile del settore urbanistico del Comune di Veglia a sottoscrivere la convenzione. 12, di demandare al responsabile del settore competente l'adozione degli atti conseguenziali della presente deliberazione ai fini della comunicazione ai soggetti interessati dei contenuti della presente, ivi compreso l'allegato schema. 13, di disporre la pubblicazione del presente atto anche per estratto a cure spese della ditta Frigoclima sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, secondo quanto previsto dall'allegato alle deliberazioni della Giunta regionale numero 2000 del 2007 e 2581 del 2011. È allegato allo schema di convenzione, che non lo leggo e lo do per letto, e qui si conclude la proposta di deliberazione. Dato il caso un po' particolare, non ci troviamo, è la prima volta che ci troviamo in questa amministrazione di 2 anni ad affrontare un problema urbanistico del genere, l'ingegnere Manca è a disposizione di qualunque chiarimento. Allora, se ci sono interventi, consigliere Spagnolo. Premesso che io sono pregiudizialmente favorevole quando si tratta di favorire la crescita economica e lo sviluppo del nostro territorio e quando si tratta soprattutto di dare una mano ai nostri operatori economici che con grande sacrificio e con grande coraggio si imbarcano a portare avanti attività e iniziative di carattere anche industriale.
Mi sembra però che l'atto in sé sia un po' carente o quantomeno non molto chiaro. E ci sono anche atteggiamenti contraddittori da parte dell'ufficio su casi e casi, anche se sono ovviamente situazioni differenti quando si tratta di fare varianti al piano regolatore. Sul cui tema mi sembra doveroso che comunque il Consiglio Comunale sia interessato in un senso o nell'altro. E non è il caso di affidare soltanto al responsabile del procedimento la libertà di archiviare o non archiviare una pratica, perché questo poi mette il Comune nelle condizioni di dover sopportare i rischi anche di una discrezionalità che non è propria dell'ufficio. La discrezionalità è propria della politica e dell'amministrazione, non dell'ufficio. L'ufficio si muove su linee precise e tecniche e non ci può essere un sì o un no. C'è un sì o un no. E allora, qua noi ci troviamo già con alcune contraddizioni. Che il responsabile del procedimento rigetta l'istanza e poi esprime parere favorevole sulla proposta di modifica. Sulla proposta di modifica. Ed è il primo. La legge può dire quello che vuole. Resta un fatto. Resta un fatto. Che il tecnico dice io rigetto in quanto non rispetta, poi dopo esprime parere favorevole. Ed è la prima incongruenza. Poi c'è un'incongruenza sulle carte. La conferenza di servizio, io non c'ho il verbale, non so chi era presente. Forse non era presente soltanto il responsabile del procedimento, perché dato che dice poi viste le note, ma la cosa strana è che il 21.7 respinge e rigetta l'istanza. Poi acquisisce un parere favorevole condizionato del SISP prodotto in data 26.5.2011, cioè 2 mesi prima che lui rigettasse l'istanza. Poi ci sono una serie di pareri, ma non si capisce, questi pareri sono quasi sempre comunicati, cioè alla conferenza di servizi non so chi abbia partecipato, perché il verbale non c'è, non è allegato e quindi non lo conosco. Tu lo tieni, sei fortunato, io nello schema di delibera che ho non lo tenevo. Quindi presenti, c'è il Comune, vabbè, ci sono 3 presenti. Non so se la conferenza di servizi è valida, questo non lo so. Io in altri tempi ho partecipato a livello regionale a conferenze di servizi, dove se non c'era il numero più o meno legale la conferenza saltava, si rinviava, si faceva in altra data. Poi volevo capire una cosa. Dice, diamo atto che presso la segreteria del Comune è stato depositato per 30 giorni consecutivi il verbale della conferenza di servizi. Vabbè, ma è stato dato avviso poi alla popolazione per dire che è stato depositato presso la segreteria per 30 giorni la come si chiama? Io non ho visto il manifesto. Non so neanche dove stia l'albo pretorio, se sta di qua o di là. Vi devo dire la verità, no? Perché forse la prima cosa che il sindaco avrebbe dovuto fare è quella di comunicare dove sta l'albo pretorio del Comune, dato che il Comune si è spostato nell'altra sede, no? E quindi questi elementi mi lasciano un pochettino perplesso, anche se io pregiudizialmente sto dicendo sono assolutamente favorevole a favorire, no, a dare la possibilità ai nostri imprenditori di poter operare a tutti, non solamente a chi così può sembrare più simpatico e ad altri che magari simpatici non so. Cioè
se noi non puntiamo allo sviluppo del paese, allo sviluppo ci possiamo e anche la crescita demografica, perché se la gente poi lavora magari fa anche la famiglia, fa anche i figli, se no diversamente non succede niente. Però ritengo che questi dati dovrebbero essere acquisiti, perché ho paura pure che nel momento in cui noi mandiamo questo tipo di provvedimento, lo mandiamo a Bari, Bari non farà altro che respingerlo, no? Perché credo che debba andare a Bari questo, non va a Bari, quindi la responsabilità se l'assume il Consiglio Comunale delle cose scritte o non scritte. No, dico anche per renderci conto, no? delle responsabilità che su questi atti possa pure derivare. Come pure, che senso c'ha dire che poiché l'opificio è a distanza così dalla sede comunale o un pochettino distante, vuol dire che noi ci prendiamo i soldi, non prendiamo il terreno magari per i parcheggi o per gli spazi che dovrebbero essere riservati al... Noi. No, non è che lo dobbiamo usare noi, a parte il fatto che se lo dobbiamo usare o non lo dobbiamo usare, questo poi non lo possiamo stabilire oggi, perché tutto va visto anche guardando un pochettino più lontano. Ma se invece l'operazione era quella di dire recuperiamo qualche migliaio di euro, ma insomma non mi sembra proprio il modo di poter, no, di poter arrivare a questo tipo di condizioni con l'imprenditore. Cioè, io vi inviterei sostanzialmente a documentare come si deve questo tipo di provvedimento, cioè a renderlo leggibile e a renderlo anche agibile. Nel senso, cioè, che le date devono essere precise, che le verifiche vanno fatte puntualmente, non così in maniera contraddittoria. Perché mi sembra che i pareri dovrebbero essere tutti quanti successivi alla, o comunque successivi alla convocazione della conferenza di servizi, e non precedenti la convocazione della conferenza di servizi. Spiego? Soltanto questo. Dicevo questo perché? Perché noi abbiamo avuto casi analoghi, più o meno, dove l'ufficio ha risposto negativamente e non ha fatto neanche la conferenza di servizi. Mi riferisco alla faccenda della OIL Salento, per esempio, no? Dove forse il Consiglio Comunale potrebbe anche essere coinvolto a ragionare o a discutere di questo tipo di tema, con molta libertà e con molta autonomia, mentre l'ufficio dice io rigetto ma non faccio la conferenza. Pubblica o comunque hanno una rilevanza molto più ampia. Dovremmo al Consiglio Comunale comunque o consentire di riappropriarsi di questi temi o comunque coinvolgerlo in qualche maniera e non escluderlo totalmente da questo tipo di dibattito, che tante volte è un dibattito politico, no? Di sviluppo del paese, non è soltanto un dibattito di natura squisitamente. Va bene, ringraziamo il consigliere Spagnolo Elio e chiediamo se ci sono altri interventi. Il consigliere Nicolasi. Niente, io volevo evidenziare un aspetto. Quando è stata portata in commissione questa proposta di delibera? Perché noi nel preambolo della delibera diciamo che, visto il verbale dell'apposita commissione consiliare, è in data 11 febbraio 2011. Mi sembra che non sia così. Correggiamolo prima. Perché, ripeto, io a una commissione sono mancato, voglio dire. Qual è la data giusta da correggere sulla proposta di vita? 11? No. 04?
Pagina 6 di 14. Ma io non si mette in tutta la vista. Scusa, sì, non è che vorrei dire dare atto che non mi sei stato considerato adesso la segreteria. Sindaco ha fatto riferimento a una relazione di oggi che non abbiamo letto, però abbiamo, ma fa sì, parte, fa allora, parte della facciamo intervenire l'ingegnere Manca, sì, che chiarirà anche i rilievi che ha fatto il consigliere Lo Spagnolo, perché penso che sia opportuno e necessario questo intervento. Circa le date dei pareri della, lì sono richiamati i pareri precedenti pervenuti, perché in fase di applicazione dell'articolo, prima di convocare la conferenza di servizi, bisogna verificare che il progetto rispetti dei requisiti dal punto di vista ambientale, della sicurezza. E quindi sono stati chiesti, vengono chiesti preventivamente, ma questo lo prevede la norma, i pareri sia all'ASL che ai Vigili del Fuoco che alla provincia. Quindi quei pareri erano stati acquisiti preventivamente. Quando abbiamo convocato la conferenza di servizi, quegli enti non hanno più partecipato alla conferenza di servizi, hanno confermato quei pareri. Ecco perché quelle date fanno riferimento ai pareri precedentemente acquisiti. Non perché non sono stati convocati in fase di conferenza di servizi, come non ha mai risposto il servizio sismico, per esempio, ad una richiesta di intervenire alla conferenza di servizi, nonostante sia stato invitato sia la prima volta che la seconda volta. Però la normativa dice che bisogna partecipare, se non si partecipa viene considerato per positivo il parere. Questo è il... Circa poi la differenziazione del trattamento delle pratiche, naturalmente se uno chiede l'applicazione dell'articolo 5, cioè di trattare il progetto attraverso la convocazione della conferenza di servizi per superare gli ostacoli, naturalmente la pratica viene trattata secondo quel procedimento. Se uno invece fa una normale richiesta di permesso di costruire, se la pratica risponde alle norme, viene accolta, altrimenti viene rigettata, ma non a discrezione del responsabile del settore, perché altrimenti potremmo essere tacciati cioè potremmo essere comunque in qualsiasi momento essere denunciati, ma facendo riferimento alle norme, sia locali, sia nazionali o regionali. Questo è quanto. La relazione fa riferimento al parere della regione. Il parere della regione è stato un parere favorevole, condizionato al fatto che l'area richiesta, cioè la superficie fondiaria da asservire all'intervento, che inizialmente era di 18.000 metri quadri, venisse ridotta
in proporzione, cioè fosse giustificata alla allo svolgimento dell'attività produttiva. In seguito a questo la ditta ha presentato la tavola 4 che viene richiamata, in cui oltre che ridurre la superficie ha anche individuato all'interno della superficie fondiaria annessa al laboratorio delle aree destinate allo stoccaggio di materie prime e materie di scarti di lavorazione, quindi giustificando di fatto la necessità che quelle aree fossero tipizzate come D, anche se non strettamente necessarie a localizzare l'ampliamento del fabbricato. Cioè sono delle aree di pertinenza che vengono comunque... Sì, comunque è questa la relazione. Se mi date un attimo, la relazione che avevo preparato... è questa. Vista la nota protocollo 17.297 del 22/12/2011, con la quale è stata presentata la nuova tavola 4, nella quale la ditta Fricoclima ha ridotto la superficie fondiaria catastale da 18.000 metri quadri, 18.008, a metri quadri 14.365 per la realizzazione dell'ampliamento proposto, in ottemperanza al parere favorevole della Regione Puglia espresso in sede di conferenza di servizi, parere che penso che abbiate, dato atto che in essa è stata sufficientemente indicata la funzionalità dell'ampliamento della superficie fondiaria necessaria sia per l'ampliamento dell'opificio esistente che per lo stoccaggio temporaneo delle materie prime per gli scarti di lavorazione. Cioè, il concetto è che effettivamente, anche se non serviva strettamente proprio la superficie fondiaria richiesta in ampliamento rispetto a quella che gli era già stata concessa con una delibera del Consiglio del Commissario straordinario, cioè nel caso della prima conferenza di servizi con cui poi era stato realizzato l'opificio, l'area in più, anche se ridotta rispetto a quella richiesta inizialmente, è destinata, anche se non proprio all'insediamento dell'opificio, ma ad area di pertinenza necessaria per lo stoccaggio delle materie, per la movimentazione delle materie, sia prime che ai residui della lavorazione. Questo credo. Va bene. Mi ha chiesto la parola il sindaco, lo facciamo intervenire per ulteriori chiarimenti. Volevo al tecnico chiedere, la trasformazione da terreno agricolo ad area D, quindi l'individuazione di questa nuova area D, come incide, se incide sulla complessiva quantità di area D presente nel territorio, nel PRG, cioè se c'è una diminuzione, se dobbiamo poi operare una diminuzione, oppure non incide sull'area D presente individuata nel PRG? No, sulle attuali aree destinate a zone D, questa nuova tipizzazione sicuramente non incide, altrimenti avremmo dovuto prenderne atto, ma no, all'interno della delibera, ma non incide. Sulla futura programmazione, non inciderà nemmeno sulla futura programmazione, perché... Io ho rivisto un po' la storia su come abbiamo individuato le zone D precedentemente. Individuazione che è stata fatta secondo l'articolo 51 della 56 dell'80 e ad una circolare, la 6320 dell'89. Tra le altre cose, la superficie si determina in base a queste norme, in base al numero degli addetti che si prevedono da quando abbiamo fatto l'individuazione al quindicennio, cioè il periodo temporale previsto dalla 56 dell'80 era di un quindicennio ed era proporzionale al numero degli addetti insediabili per ettaro nel quindicennio. Attualmente la normativa però si è evoluta perché poi sia col DRAG sia con la legge 20 del 2001
l'individuazione degli insediamenti produttivi, come comunque la programmazione proprio urbanistica, si è modificata. Non è più nemmeno in base al numero degli addetti, ma in base alla realtà socio-economica che vanno ad essere individuate le aree, cioè attraverso proprio uno studio del territorio, al dibattito insieme a tutte le associazioni di categoria, cioè non è più in base a dati numerici che vanno individuate le nuove aree, cioè è il PUG che è variato rispetto al PRG, quindi non credo nemmeno in futuro che incideranno sull'individuazione delle zone D, come non lo è stato nemmeno in precedenza comunque. Cioè perché già quando abbiamo individuato le aree che adesso stiamo per andare ad urbanizzare, esistevano delle conferenze di servizi che comunque non sono state prese in considerazione. Va bene, se non ci sono altri interventi passiamo all'approvazione della delibera. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora interviene il consigliere Spagnolo Maurizio. Consigliere Spagnolo Maurizio, solo per ricordare gli anni in cui cominciammo come amministrazione a fare le conferenze di servizi, ebbero, si può dire, la fortuna, la Frigo Clima che ricordo e la Chic, tutte e due presentate dall'ingegnere D'Amato, di non andare ad incontrare l'organo politico. Non perché quell'organo politico di quella maggioranza dove io facevo parte era contrario, ma per ricordare a chi stava nei banchi dell'opposizione tutto il polverone che si sollevava sulle conferenze di servizi. Dunque diciamo che non ha pagato la Frigoclima e la SVIC tutta l'aspettare inutilmente l'approvazione di queste delibere, perché furono approvate dal commissario prefettizio Prete, se non ricordo male. Pertanto io questa delibera sono a favore, fermo restando che i chiarimenti dati, così come diceva il consigliere Spagnolo, non sono stati tanto esaustivi, dunque non vogliamo contrastare, ma non vogliamo delle responsabilità, accollarci delle responsabilità. Però voglio ricordare che in quegli anni chi voleva fare una conferenza di servizi si andava a incontrare politici che dicevano sì e non si capiva per quale motivo si diceva sì, altri che dicevano no manifestavano che chissà come mai altri dicevano sì. Era, a differenza degli altri, questo è stato un sì incondizionato da parte del commissario prefettizio, ma per ricordare le altre era lo spirito di dare la possibilità a chi non aveva la possibilità di andare a costruire e lavorare. Non so i fatturati della Frigoclima né mi interessano, ma immagino che sia un'azienda all'avanguardia. Immagino che sentire questa ditta, e io vedo i camion girare di questa ditta, beh, è un orgoglio per me, cittadino vegliese, vederli a Lecce, vederli in tutta la provincia, visto e considerato che giro io tutta la provincia, vederli, sentire qualche amico che è a conoscenza di questa ditta e che sono dei bravi artigiani. Questo mi fa piacere, dunque per questo motivo, così come avrei votato anche in conferenza di servizi nel 2004-2005, se non ricordo male, è proprio lo strumento che dà la possibilità, perché la conferenza di servizi dava la possibilità di costruire, ma dà anche la possibilità, attaccato a quello stabile, se oggi la capienza per aggiustare 10 frigoriferi non basta più perché sono 20, sicuramente ha bisogno di un ulteriore capannone, ha bisogno di altre due unità sicuramente, perché qualcuno li dovrà pure sistemare. E per questo motivo mi ha sempre spinto a vedere positivamente queste persone che dignitosamente fanno il proprio lavoro investendo su questo territorio. Sono favorevole a questa delibera. Va bene, altri interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Spagnolo Elio. Per dichiarazione di voto confermo la mia
disponibilità da un voto favorevole, ma sottolineo ancora una volta come sull'atto, nella sua formulazione, ci siano elementi e dati che non offrono motivi di riflessione o di preoccupazione che invece secondo me andrebbero evitati. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanime. E passiamo subito all'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanime. Allora ritorna il presidente e mi allontano. Allora si passa al settimo punto all'ordine del giorno. Interpellanza protocollo numero 3260 in data 12 marzo 2012 a firma dei consiglieri signor Maurizio Nicolaci e Maurizio Spagnolo avente oggetto dislocazione uffici comunali. Risposta. Però i consiglieri non posso di nuovo pubblicarli sul manifesto del Consiglio Comunale, quindi è chiaro, cioè o vengono lette, quindi portiamole avanti e finiamocene. Consiglieri, come volete, però dico, ripeto, non posso di nuovo ripubblicarle. Questo si possono discutere nel prossimo Consiglio Comunale, va bene, li metto all'ordine del giorno, ma non posso ripubblicare di nuovo tutto questo. Protocollo. Cioè, va bene? No, scusa, si può discutere, consigliere, noi siamo qua, Voglio dire, non è che ce ne siamo andati. Allora, la proposta deve venire da voi, cioè fate voi la proposta e noi la mettiamo ai voti. Data la tarda ora si chiede di poter rinviare le risposte agli interpelli anche al fine, voglio dire. Allora, mettiamo ai voti, favorevoli. Come vedi siamo d'accordo, consigliere. Sono le ore 22:48, la seduta del Consiglio Comunale è chiusa. Buonasera a tutti.